Tempo di presentazione per il Verrucchio, squadra che ambisce a un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di prima categoria. I padroni di casa ospitano la corazzata Rimini che dopo il test di Secchiano con gli albanesi del Teuta cerca nuovamente risposte. La squadra di Muccioli deve fare a meno però di Vesi, per lui prossima l'operazione al ginocchio. Partenza sprint per i Rimini, appoggio corto per Tom, tiro ma Maggioli devia in corner. I biancorossi proseguono il loro trend offensivo. Simoncelli, direttamente a calcio piazzato, chiama la deviazione di pugno l'attento Maggioli, che deve ancora riscaldare i guantoni quando, da un errato disimpegno locale, Allotti scarica il destro, chiamando alla presa il numero 1 rosanero. Il Rimini dimostra ottimi meccanismi offensivi, si cerca anche la soluzione da fuori senza fortuna, ma la squadra di Muccioli si concede pause pericolose, specie quando Mazzamillani si addormenta e Zavattini dimostra come da carriera di essere attaccante di categoria superiore. Tra lui e il gol c'è di mezzo la sfortuna chiamata palo. Il Rimini cerca di rispondere, ma la reazione sottoporta è alquanto discutibile, mentre dall'altra parte la solita concessione chiamata pausa di attenzione porta Michilli a rubare palla, a pettinarsi, a farsi bello, ma il suo pallonetto viene sventato sulla linea. Verrucchio comunque dà applausi, sapendo che da 3 giorni ha iniziato la propria preparazione. Il Rimini non approfitta delle gentili concessioni altrui, non approfitta neppure quando Mazzavillani tenta il tiragiro scaldando i supporter se presenti in tribuna. Prima del duplice fischio finale arrivano 2 mezze conclusioni, la prima che non impensierisce sicuramente Maggioli, la seconda che chiama alla respinta di pugno lo stesso portiere di casa. In tribuna si continua a cantare mentre in campo l'arbitro decreta la fine della prima frazione di gioco. La ripresa inizia col botto, Rimini subito in vantaggio, Fannini sfrutta nel migliore dei modi una respinta corta di Rezzutti, depositando il più comodo dei palloni in fondo al sacco. 6 minuti più tardi gli ospiti trovano addirittura il raddoppio, l'ex capitano dell'Udinese Variola irrompe in area di rigore e, complice anche un disimpegno non perfetto della difesa di casa, la palla viene depositata in rete, 2-0 e primo centro con la maglia biancorossa per uno degli ultimi arrivati. Il Verrucchio, subito il colpo, si demoralizza, la stanchezza subentra negli uomini di Costa che perdono palla a centrocampo innescando l'indemoniato Simoncelli che si decentra prima di lasciar partire un tiro senza precisione. La squadra di Muccioli gioca sulle ali dell'entusiasmo, qui Protino fa le prove del gol senza fortuna. I tifosi apprezzano prima che Goiebre li accenda ulteriormente quando Dormi dalla distanza calcia con precisione. Rezzutti li respinge proprio sul giocatore arrivato nel mercato invernale della scorsa stagione e il tris è cosa fatta. Il Rimini si diverte, Rezzutti viene nuovamente chiamato alla presa a terra sul tiro di Protino, ma lo stesso attaccante, 60 secondi più tardi, finalizza nel migliore dei modi l'assist di Albini, presentandosi a tu per tu Rezzutti e evitandolo con un giro largo quanto l'occhio per la porta. Biancorossi dalla distanza, ma senza la giusta mira, più lesto Guiebre a farsi trovare pronto quando sia Urtibaldi che Rezzutti la combinano grossa, 5-0 è davvero fine dei giochi, ma prima c'è tempo anche per la 6ª marcatura. Rezzutti, di alto gentile omaggio da parte sua, sbaglia il disimpegno. Albini recupera palla, si defila sulla destra, parte con la sola personale. Una volta entrato in area, il suo pallone è un invito a nozze per Protino. Doppietta per lui e doppietta anche per Goiebre. Come cambia il calcio dal sole del primo tempo alla luna della ripresa, che si fa bella sempre di più quanto questo Rimini. La speranza è di vederlo così anche in avvio di campionato. Intanto Buonaventura lascia ai nostri microfoni un pensiero rivolto al compagno Vesi, infortunatosi. E di Vesi cosa si può dire, oltre le 2 righe che sono uscite sulle condizioni del giocatore? Ah, che dispiace, perché comunque dai, è un ottimo ragazzo, io lo conoscevo già da compagno di squadra. Gli auguro di mettersi a posto il prima possibile e che rientri il prima possibile a darci una mano.